Quando vuole. Sono con il professor Silvio Gambino, che è direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell'Università della Calabria, scuola che ha concentrato la propria attenzione in questo periodo su due master di secondo livello che stanno per partire. Il primo è il master in Management delle Amministrazioni Pubbliche, arrivato alla quinta edizione, e il secondo invece è il master di secondo livello in management del turismo e turismo residenziale, questo invece è alla prima edizione. Professor Gambino, perché questi master e quali sono le peculiarità di questo percorso formativo? Sì, grazie intanto per volerci ascoltare. Questi master rispondono, diciamo, alle esigenze che la scuola compie alla sua missione. La sua missione è quella di lavorare sull'alta formazione in un campo che è universitario ma che pensa al mercato, quindi che pensa alla formazione di professionalità capaci, diciamo, di applicare l'innovazione amministrativa nel campo dei vari ambiti amministrativi. Allora, da questo punto di vista, questa scuola che comincia a operare 5 anni fa ha un punto, diciamo, centrale delle proprie attenzioni formative, che è il Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche. Siamo alla quinta edizione, come lei ha detto. Su questo Master abbiamo sempre una esuberanza di domande, quindi abbiamo intercettato una domanda di formazione che sicuramente è di grande interesse per la scuola, ma soprattutto per chi si rivolge alla scuola per la formazione. Ha un chiaro obiettivo, che è quello di lavorare con grande qualità, perché al nono anno, secondo una normativa vigente, noi saremmo in grado, se non cambierà questa normativa, di poter ospitare nella nostra scuola i corsi concorsi di accesso alla pubblica amministrazione. Ripeto, se non cambierà la normativa statale, al momento noi stiamo rispondendo a questo tipo di... Quindi un primo oggetto delle nostre attività è la pubblica amministrazione, l'innovazione, la modernizzazione, in una regione come la nostra, forte attenzione alle presenze della illegalità, delle mafie, dunque una competenza dei funzionari, dei dirigenti amministrativi capaci di replicare con autonomia e indipendenza verso questo tipo di strutture illegali che ne condizionano l'attività. Accanto a questo primo prodotto, che è quello delle pubbliche amministrazioni, noi abbiamo di anno in anno un secondo master che è rivolto a quelle attività formative che soprattutto rispondono alle esigenze del mercato. Da 2 anni a questa parte stiamo svolgendo un master di management sanitario che funziona molto bene, contiamo di ripeterlo ogni paio d'anni. Poi abbiamo altri master che, quest'anno il secondo dei nostri due prodotti, master, è appunto quello del turismo e del turismo residenziale, di cui in particolare si occupa il professor Tullio Romita, che è un esperto, diciamo, regionale e nazionale di questa materia. Quindi la considerazione che mi viene da fare, alla luce di queste prime valutazioni che lei ha fatto, sono 3 settori, 3 ambiti di applicazione, me li lasci definire così, peculiari e allo stesso tempo in qualche modo critici, soprattutto per quello che riguarda la Calabria: la pubblica amministrazione, la sanità e il turismo, che dovrebbero costituire, parti centrali di un sistema organizzativo che spesso non dà le risposte giuste. Accolto assolutamente nel segno, con una piccola differenziazione: direi che mentre le prime due, quindi amministrazioni pubbliche e sanità, sono settori centrali perché i diritti dei cittadini siano riconosciuti e garantiti, nel campo del turismo abbiamo voluto intensamente che questo master fosse previsto, e di cui appunto si occupa Tullio Romita, perché il turismo, se possiamo dirlo, è la vera vocazione di questo territorio, di questa regione, che ha un territorio assolutamente splendido, ha una balneazione che naturalmente oggi non è nelle condizioni ottimali per poter attrarre il turismo, però servono competenze e serve una infrastrutturazione che naturalmente giorno dopo giorno noi ci illudiamo, pensiamo, speriamo, tutte queste cose sono vere, di poter formare nelle nostre aule in modo tale che il territorio
riceva una sensibilizzazione sui temi strategici della propria vocazione economica. Cerchiamo di capire, di vedere, di spiegare quali sono le caratteristiche di questi percorsi formativi, come cioè intendete lavorare per formare le figure necessarie di cui il territorio, gli enti, le istituzioni hanno sempre più bisogno. La novità, io direi, rispetto alle altre scuole di pubblica amministrazione, è una novità che in qualche modo è debitrice del fatto che questa scuola è incardinata, per il momento è appoggiata, dice lo statuto, alla facoltà di scienze politiche. Nella facoltà di scienze politiche e sociali, oggi si chiama Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, ci sono competenze variegate che vanno da quelle giuridiche, economiche, sociologiche. Allora la novità, per rispondere alla sua domanda, è che il processo formativo non pensa soltanto alla competenza giuridico-legale. Noi integriamo nella nostra offerta formativa le competenze naturalmente della Unione Europea, quindi dell'amministrazione in un'ottica, in una proiezione europea, e naturalmente tutti noi sappiamo quanto sia centrale le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari, e sappiamo quanto rilievo ha, per esempio, alla luce della legge Balduzzi sulla responsabilità del medico. E poi andiamo ad un innesto molto importante che noi possiamo fare perché abbiamo in sede sia politologi che aziendalisti che ci offrono un know-how molto importante per assicurare una organicità dell'offerta formativa che insieme alla competenza giuridica assicura la competenza aziendalistica, contabilistica e naturalmente politologico-sociologica. Alla fine di questo percorso chi frequenta queste 400 ore di didattica frontale, chi partecipa ai tirocini, su cui le dirò qualcosa dopo, ha un'apertura di orizzonte a tutto campo che va dal diritto all'azienda, alla politologia, per cui nessun problema, strettamente parlando, in qualche modo è nelle condizioni di trovarlo disattento o impreparato. Ecco, questa è un po' la... Senta, prima di andare alla questione dei tirocini, che è molto importante, intanto chi può iscriversi a questi master? Chi potenzialmente può essere interessato? Anche questa è una domanda importantissima. Che non può iscriversi chi ha una laurea triennale, quindi che soltanto i laureati specialistici, lauree vecchio ordinamento, hanno requisito per poter accedere. La novità di questa esperienza, che è al quinto anno, soprattutto per il MAP, mentre per gli altri master siamo ancora di volta in volta in anni di uno, due o tre esperienze, ecco, la novità più significativa è che la platea, che è molto qualificata fin qui, noi abbiamo avuto circa 500-600 iscritti e frequentanti al master, la gran parte dei quali ormai è già concluso con la discussione dell'elaborato finale, che insomma noi teniamo a un livello alto perché appunto la qualità sia il nostro prodotto identificativo, e quello che si aggiunge a questa qualità è una differenziazione. Noi non abbiamo solo giuristi nelle nostre aule. La vera esperienza delle nostre aule che riesce a integrare variegate competenze che vanno dai giuristi agli ingegneri, molti ingegneri abbiamo nelle nostre aule. E questo immagino sia un elemento di assoluta questo è un elemento importantissimo che ci crea qualche problema di armonizzazione del linguaggio nelle prime settimane, ma dopo abbiamo nelle nostre aule davvero un dialogo di grande interesse, di grande positività, perché gli utenti dei nostri master in parte significativa vengono anche dalle amministrazioni pubbliche, le regioni e gli enti locali ci assicurano a seconda degli anni un 40-60% degli iscritti, quindi la domanda vera del territorio in qualche modo orienta anche la nostra offerta. Noi sappiamo perfettamente che il territorio, la regione peraltro prevede dei voucher, i nostri iscritti possono accedere a questi voucher. Questo è un altro aspetto che bisogna evidenziare. Questo bisogna assolutamente evidenziarlo, perché compatibilmente con l'età prevista nella disciplina dei voucher regionali, i nostri potrebbero avere, i nostri iscritti un sostegno importante che naturalmente... Senta professore, lei faceva riferimento prima ai tirocini.
mi pare di capire che terminata una parte del percorso, poi come dire, si completa questa formazione con il tirocinio, dico bene? Sì, abbiamo ben 90 convenzioni con amministrazioni pubbliche e private, territoriali ed extraterritoriali, che assicurano, diciamo, la possibilità per i nostri, diciamo, corsisti di frequentare le 300 ore di tirocinio previsto, diciamo, dal regolamento. Io devo dire che la parte di corsisti che accetta la sfida di passare questi 3 mesi di tirocinio, soprattutto fuori regione, ma anche quelli all'interno della regione, ma per quelli fuori dalla regione è evidente, riescono a trovare chance occupazionali, come dire, che non sempre è facile ottenere nella regione. Quindi la sfida vera che, sulla quale noi spingiamo molto, molto i nostri corsisti, certo, è misurarsi con le esperienze delle amministrazioni che meglio e più hanno fatto e che quindi più si offrono, diciamo, nella... Anche perché questo credo significhi, possa significare una, diciamo, mettere in pratica, diciamo, la parte teorica, no? Diciamo, quello che è stato acquisito nel corso del periodo, e quindi misurarsi con la realtà. Devo dire che questo ci viene assicurato dai docenti che svolgono una funzione di tramite molto importante con queste amministrazioni, soprattutto quelle che operano in Emilia Romagna, nel Lazio, eccetera, che insomma funziona molto. Un'altra delle esperienze in questo senso che io non vorrei lasciar cadere per il nostro pubblico è un'esperienza che noi abbiamo varato e su cui lavoriamo molto, che è il project work, che è una parola inglese, quando c'è l'inglese qualcuno pensa che ci sia un imbroglio. Non è così, nel senso che noi vogliamo che i nostri corsisti si misurino con la capacità di analisi dei problemi, delle criticità osservate e osservabili nelle amministrazioni in cui vanno a lavorare, e che li porti a redigere un'analisi di queste criticità in un documento scritto, che naturalmente viene valutato dal docente tutor, e poi rispondono anche con una capacità di problem solving, cioè individuando, secondo le culture giuridiche e aziendalistiche, quali sono le soluzioni al caso certificato. Questo è davvero una mediazione ragionevolissima del trasferimento della conoscenza e della competenza, che passa attraverso la valorizzazione della figura del tirocinante, che in questo caso, come dire, si misura con la realtà concreta, con grande attenzione verso le amministrazioni ospiti, ma con l'attenzione vigile verso le criticità e verso il modo con cui quella criticità o quelle criticità possono trovare soluzione. Certo, senta, due cose ancora che mi sembrano interessanti e anche utili per chi, diciamo, ci segue. La durata intanto di questi master, e poi vorrei che lei mi dicesse qualcosa sui docenti. Chi sono i docenti che insegnano agli iscritti del master? Che tipo di specializzazione hanno? Che tipo di competenza? Sì. Io direi che il master, come tutti i master del nostro Ateneo, risponde innanzitutto ad una regola giuridica del nostro Ateneo, quindi noi rispettiamo gli standard del regolamento master del nostro Ateneo, però nel farlo tutte le, come dire, possibilità che ci sono consentite, tutte le flessibilità che ci sono consentite le utilizziamo tutte. I nostri docenti vengono, oltre che dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che ospita e che in qualche modo assiste la scuola, di cui noi siamo, io e il professor Walter Locito, siamo l'espressione, come dire, organizzativa, vengono da questo dipartimento, vengono da altri dipartimenti della vecchia facoltà di economia, diciamo, adesso usiamo queste terminologie che sono più chiare al nostro pubblico, evitando di citare i nuovi dipartimenti che ancora non sono del tutto noti a tutti, e poi una parte significativa, almeno il 30% dei docenti, viene dalle università del paese, almeno una ventina di università abitualmente collaborano con noi. Devo dire, e lo dico con grande orgoglio, che il meglio delle competenze nei vari campi, dall'amministrativo all'organizzazione aziendale e alla sanità, come dire, lavora nelle migliori università del paese, e naturalmente questo, come dire, viene colto come motivo di identità da parte dei nostri corsisti, che ne sono molto lieti.
Certo, non mi ha risposto sulla domanda della durata. Ah, ecco, la durata era inclusa nella prima risposta quando io dicevo che il master segue il regolamento master dell'Ateneo, che ha 1500 ore di durata complessiva, di cui 400 sono di didattica frontale, quindi sono attività che si svolgono nel venerdì pomeriggio per 5 ore, nel sabato mattina per 5 ore, per una durata complessiva. Quindi anche questa formula, mi scusi, è stata concepita, andare incontro anche alle esigenze di chi lavora. L'abbiamo sperimentata nel corso del tempo. Prima eravamo partiti da una durata eccessiva di 8 ore al giorno, poi abbiamo visto che questo non era didatticamente vantaggioso, abbiamo ascoltato il nostro utente e alla fine ci siamo, come dire, attrezzati a rispondere in un modo che utilizzi il sabato, che in genere è un giorno di non lavoro per molti dipendenti pubblici, e il venerdì pomeriggio funziona abbastanza bene. Siamo sufficientemente rigidi nel rispetto dell'orario, nel senso che solo il 20% delle assenze è riconoscibile dalla scuola, quindi chi si iscrive e paga non può, come dire, sperare di accedere a un titolo se non svolge tutta la presenza prevista, diciamo, dal certo. E non ho detto ancora che oltre alle 400 ore di didattica frontale ci sono le 300 ore di tirocinio, ci sono 200 ore per l'elaborazione dell'elaborato finale, il resto è studio individuale che va a completare i 1500 ore. Senta, per questi master sono riconosciuti dei crediti? Questi master naturalmente erogano diciamo un titolo pubblico e dei crediti, sono 60 crediti, che poi sono spendibili ovviamente. Sono spendibili, è un titolo universitario di secondo livello, quindi è un segmento alto. Noi abbiamo evitato di fare un'offerta formativa nei master universitari di primo livello, cosa che pure in futuro si potrà immaginare. Per il momento noi vogliamo lavorare su una qualità, diciamo, alta per offrire al territorio e agli aspiranti che si, diciamo, a coloro che si vogliono iscrivere, come dire, un prodotto che nella regione, almeno in questa nostra università, trovi il meglio, certo, dell'offerta formativa. Senta, io volevo fare una domanda, l'ultima domanda sulla scuola, proprio sulla scuola superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche, che è un progetto nel quale lei ha sempre molto creduto. Ed è una scuola che è partita, non dico in sordina, diciamo, ma in maniera molto cauta, prudente, come era giusto che fosse. Forse, direi, soprattutto con la consapevolezza che si intraprendeva un percorso di grande importanza, molto impegnativo, di grande responsabilità. Ecco, sono passati alcuni anni dal momento in cui cinque la scuola... Anni. 5 anni, ecco. Forse è possibile fare... diciamo, un bilancio di questi 5 anni e dire che cosa la scuola è riuscita a fare, che cosa ancora aspetta, no? Che la scuola può e deve sicuramente riuscire a fare per il futuro. Devo dire che io la ringrazio molto per questa domanda, naturalmente rischio di darle una risposta molto lunga, quindi, diciamo, lei mi fermi, perché naturalmente sulla strategia è molto importante dirsi e dire al nostro pubblico delle parole chiare. Quando siamo partiti, io ero preside in Senato Accademica, abbiamo avuto l'unanimità, quindi la proposta di istituire una scuola è partito con il consenso unanime di tutti i presidi, di tutti gli altri rappresentanti del Senato Accademico del tempo, e questo naturalmente fu per noi un conforto molto importante, perché avevamo il consenso dei nostri colleghi universitari, facevamo delle attività che naturalmente rispondeva ad un segmento su cui l'università di norma non lavora, perché l'università lavora piuttosto nel campo istituzionale. Il campo dell'alta formazione è un campo in qualche modo inesplorato, che risponde più direttamente ad un territorio alla ricerca di una formazione e di una riqualificazione del personale amministrativo e dirigenziale delle amministrazioni. Abbiamo lavorato, abbiamo, come dire, fatto partire le iniziative. Per quanto riguarda il Master in Management dell'Amministrazione Pubblica, ha funzionato sempre alla grande, abbiamo avuto sempre il doppio delle domande rispetto alle potenzialità di ospitare tutti. Se oggi dalla mia bocca non uscisse una parola di
valutazione preoccupata in ragione del fatto che la crisi economica mette in difficoltà le famiglie e le persone ad accedere a questi corsi, che sono corsi a pagamento, certo. Questa scuola il giorno in cui non avrà più utenti chiuderà, noi non abbiamo benefit da nessuno, non abbiamo risorse che vengono da enti, regione, comunità europea, quindi la nostra sfida è di fare bene fino a che il nostro pubblico ci sostiene con una domanda di formazione. Questa è la sfida che noi abbiamo voluto, non abbiamo assolutamente resistito a questo rischio, perché siamo convinti che è quella la strada, diciamo, vera per evitare concrezioni inutili, burocratizzazioni superflue, eccetera. E anche forse condizionamenti. Sì, o... c'è da dire una cosa però, guardando in questi giorni, più o meno in questi giorni, si chiudono le iscrizioni ad una trentina di master presenti nel sito dell'università. Non dappertutto e non per tutti i master c'è una domanda potenziale positiva, il che deve far pensare. Naturalmente questo non significa che noi siamo più bravi, gli altri non sono bravi, c'è una difficoltà economica naturalmente. Questa è la prima risposta, forse la più semplice. In termini di organizzazione, questa è un'idea di cui io parlerò prossimamente con il futuro rettore, noi parleremo con il futuro rettore, noi diciamo team della scuola parleremo con il futuro rettore, perché l'idea vera è che una mission di alta formazione come quella a cui noi stiamo lavorando da 5 anni, forse in modo un po' troppo artigianale, vede l'ancoraggio ad un solo dipartimento. Bisogna pensare più in grande, bisogna pensare ad una sinergia fra più dipartimenti. Ci sono i dipartimenti della vecchia facoltà di economia e alcuni dipartimenti di ingegneria che hanno competenze e vocazioni esplicite con riguardo alla riqualificazione del territorio, penso, diciamo, senza fare citazione, ma insomma ci sono ambiti della ingegneria, dell'ambiente e dei servizi idrici che naturalmente sono centralissimi per quelle che sono le criticità della nostra regione. Allora, di fronte a questo, una università come la nostra che ha un'ambizione molto forte in questo territorio, non può non riflettere sulle opportunità che possono derivare dall'integrare, dal creare delle sinergie forti tra le varie competenze che, avendo al centro l'amministrazione, territoriale e non, si candidino ad organizzare un'offerta formativa mirata per mettere insieme queste competenze. Noi proporremo al Rettore di lavorare in questo senso. Per facilitare questo obiettivo noi ci tireremo indietro dal punto di vista della candidatura delle cariche, perché vogliamo la sostanza, e premeremo molto sugli organi di governo del nostro Ateneo, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione, affinché sia valutata con tutta l'attenzione che in un periodo di crisi economica del Paese e della Regione sia valutata il coordinamento e la sinergia fra offerte formative in questo campo. Quindi, se io posso diciamo sintetizzare un po' la risposta alla domanda che io le ho fatto. Vuol dire che non ho risposto molto. No, è il contrario, vorrei sintetizzare per mettere a fuoco meglio, diciamo, questo concetto che mi pare molto importante. Abbiamo fatto un percorso diciamo significativo, abbiamo fatto come scuola. Il futuro dipende molto da quello che l'università deciderà di fare, può essere una buona sintesi? Esattamente, esattamente. Io aggiungerei soltanto questo, e così non approfitto della sua cortesia, che noi in questi 5 anni abbiamo fatto anche altro, abbiamo smesso di guardare l'ombelico, è una metafora, come spesso si fa, una metafora significa per quello che voglio dire, cioè non riteniamo che nemmeno esaurire la sinergia all'interno dell'Ateneo sia bastevole per risolvere i problemi. Mano a mano, nei prossimi 5 anni, dopo che avremo realizzato questo coordinamento fra i dipartimenti che si occupano di amministrazione, di competenze amministrative, noi dobbiamo saper mettere in rete, perché la nostra università ha questa vocazione regionalistica, di mettere in rete le competenze, le sinergie di altre università. Voglio ricordare al nostro pubblico che già 2 rappresentanti dell'Università di Reggio Calabria e 2 dell'Università di Catanzaro
siedono abitualmente negli organi sociali, decidono insieme a noi, hanno, come dire, un coinvolgimento pieno in quello che noi abbiamo voluto per aprire le attività di alta formazione in un'ottica appunto che guarda al di là del proprio piccolo ma importante, diciamo, ambito di operatività. Senta, professore, io le chiederei di ricordare ai nostri telespettatori qual è il sito della scuola, no? Della scuola delle pubbliche amministrazioni. Io ce l'ho qua, sì. Qua davanti, lo leggo io. Magari. Ecco, esattamente. È www.sssap.unical.it. Benissimo. In questo modo avranno la possibilità di approfondire quello che abbiamo, diciamo, discusso, ma anche di valutare, diciamo, in dettaglio, nella sua completezza, l'offerta formativa. Da questo sito potranno accedere a tutte le informazioni su quello abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, e per quelli che fossero interessati a valutare l'opportunità di iscriversi a uno dei 2 master, di poterlo fare seguendo il percorso. Molto bene. Devono farlo entro il 15, naturalmente. Grazie. Sono io che ringrazio moltissimo voi.